Cari amici, eccomi qua. Come promesso nel video precedente, sono di nuovo qui per parlarvi sempre delle scale esotiche. Questa volta però affrontate in maniera un po' diversa, e cioè viste sulle accordature aperte. Quello che avete appena ascoltato è un estratto di una mia composizione dal titolo Balla con Buddha, presente in un disco di qualche anno fa che si chiama Wu-Wei. Se non l'avete ascoltato, vi consiglio di farlo, anche perché all'interno, oltre a me, vi è un bravissimo tablista indiano dal nome Sanjay Kansavanik. Allora, perché ho scelto proprio questo brano? Ho scelto questa composizione perché è strutturata sia sulla scala esotica che sull'accordatura aperta. La scala in questione è sempre presa in prestito dai 10 modi principali della musica industana e si chiama Marvadet. E vediamo subito direttamente sulla chitarra sia l'accordatura e sia gli intervalli della scala. Allora, per quanto riguarda l'accordatura, è un'accordatura molto semplice, poiché è accordata interamente per quinte. È infatti un'accordatura neutra che possiamo utilizzare sia per tonalità maggiori che minori. Quindi esaltando la terza maggiore, otteniamo una, diciamo, una sonorità appunto maggiore, più solare, mentre passando per la terza minore otteniamo chiaramente un altro tipo di sonorità. Vediamo subito l'accordatura. Al basso abbiamo il Re. La quinta corda rimane invariata, quindi è La, che è appunto la quinta. Di nuovo Re, che rimane nell'accordatura standard. Il Sol in terza corda invece diventa un La, quindi lo alziamo di un tono. Il Si in questo caso lo portiamo al Re. E infine il Mi cantino scende di un tono per arrivare anch'esso al Re. Quindi le ultime due corde sono entrambi dei Re. E questo fa sì che questo tipo di accordatura ci dia una sonorità molto etnica, poiché c'è una sorta di chorus che viene a crearsi tra i due cantini, i due Re. Benissimo, vediamo adesso invece gli intervalli della scala, partendo quindi proprio dal Re e sviluppandola in forma orizzontale. Abbiamo la tonica, seconda minore, la terza maggiore, la quarta eccedente, la quinta giusta, la sesta maggiore, la settima maggiore e naturalmente l'ottava. Scala molto simile a quella che abbiamo visto nel video precedente, ma in questo caso abbiamo la sesta maggiore e per certi versi una scala quindi che si avvicina maggiormente alla musica occidentale. Possiamo anche fare un esercizio utile per aiutare a fissare questo tipo di sonorità all'orecchio e quindi provare a cantarla mentre la suoniamo. Ok, il video si conclude qui, spero che questo materiale vi sia utile per il vostro studio, per la vostra ricerca musicale. E naturalmente iscrivetevi al canale, se siete iscritti cliccate sulla campanella, ma soprattutto lasciate i vostri commenti, anche perché trattandosi dei primissimi video mi date una mano a capire quali possono essere le vostre esigenze, le vostre domande e anche quali potrebbero essere le modalità migliori per esplicare queste video lezioni.
E il video della prossima settimana verterà sempre sul mondo della scala, ma inteso in una forma più libera, cioè cercherò di darvi delle chiavi per trascendere la scala e trovare dei movimenti, delle posizioni in grado di abbracciare più scale contemporaneamente. Quindi seguitemi, iscrivetevi e nel frattempo vi auguro buono studio, grazie e al prossimo video. Ciao!